un altro processo, non è quello dell'altro giorno. Certo. Quindi dobbiamo cominciare tutto da capo, deve cominciare cioè con ripetere le sue generalità. Desiderava sapere quale processo. Se... Questo è il processo l'avvocato... degli omicidi trasversali. Ah. Cosiddetti trasversali, perché in nessun atto processuale risulta questa espressione, che credo sia stata inventata dalla stampa o da qualcuno. Non è la prima volta che invento. Sono precisamente gli omicidi di Anselmo Salvatore, Coniglio Maio, Vitale Leonardo e Busetta Pietro, commessi rispettivamente a Palermo il 12 novembre 1984, il 14 novembre successivo, il 2 dicembre successivo e l'ultimo, cioè quello di Busetta, che poi è il cognato di Buscetta Tommaso, a Bagheria il 7 dicembre del 1984. Quindi cominci con dare le sue generalità, che debbono essere verbalizzate. Sina Salvatore fu Giovanni e di Rizzo Maria Concetta. Più forte. Giovanni e di Rizzo. Nato il 16 del 1930. Con Leone. Coniugato. Coniugato, abito in via, cioè abitava in via Rua del Piano 16. Presidente. Non ha militato. Non ho completato gli studi elementari. Impossidente. Agricoltore. Già condannato. Allora le imputazioni sono quelle che già le ho detto, oltre naturalmente i reati connessi relativi al porto e detenzione illegale di armi da parte dei compartecipi esecutori materiali allo stato ignoto. Le fonti di accusa raccolte sono costituite dal contesto delle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta, da Francesco Marino Mannoia, da Calderone Antonino, da Contorno Salvatore e da Massala Vincenzo. Da queste dichiarazioni e dal contesto delle indagini svolte dalla polizia è sorretta l'accusa secondo cui questi omicidi sarebbero riferibili all'organo di governo dell'associazione criminosa denominata Cosa Nostra, di cui lei avrebbe fatto parte addirittura con il ruolo di capo. Cosa deve dire al riguardo? Ci dica anzitutto se intende rispondere. Sì. Intendo rispondere. Cosa deve dire al riguardo? Posso? Prego. Col suo permesso e col permesso della Corte, prima di tutto voleva dire due parole verso la stampa. Cioè che io non mando, signor Presidente, messaggi a nessuno e non ho niente di mandare messaggi a nessuna cosa. Quindi desidero che i giornalisti, che invece di tergiversare quello che io dico, ci saranno le registrazioni, ci saranno quello che ci sarà, possono apprendere. Sarà oggetto di interpretazione e di valutazione tutto quello che lei ha detto. Anche perché, signor Presidente, una volta si scrive che sono berba, una volta si scrive questo, una volta si scrive quello, ora di più scrivono
che io mando messaggi, mando qua, io non mando messaggi a nessuno, signor Presidente, non ho nessuno da mandare. E poi... Una curiosità allora. Sì. E lei come l'ha saputo questo dei messaggi? Ma semplice, si può sentire da tante parti, signor Presidente. Ci sono le vie... C'è uno isolato... Signor Presidente, mi scusi. No, avvocato, mi faccio rispondere a me, Presidente. Signor Presidente, ci sono anche le vie del Signore che sono sempre infinite. Le vie del Signore? Le vie ignoravo del Signore. Che ci fosse un guardassi quotidiano... Guardassi dietro di lei, le vie del Signore sono sempre infinite, signor Presidente. Lei mi domanda come lo so. Ma le vie del Signore non si occupano di stampa? Ma no, il Signore pure si occupa di tutto, signor Presidente. Scusa, mi faccia continuare, posso continuare? Sì, senz'altro. Poi che si dice che io con 1.600.000 lire non posso cambiare la famiglia. La mia famiglia è una famiglia molto modesta. La mia famiglia, i miei bambini, mia moglie non erano abituati ad andare al ristorante o andare a posti di dove che puoi. Io ho mia madre che ha 3 pensioni, 2 di guerra perché la panama di papà e mio fratello è morto con ordigno nel 1943 e ha preso una pensione e c'è una grossa pensione, di più ci ha avuto la Sreciati, mio fratello Gesina Gaetano, puro coinvolto in questa bomba quando è stato nel 1943, aveva 2 pensioni, quindi quando io ho bisogno di qualche cosa mi rivolgo anche a mia madre non mi ha mai abbandonato. Quindi desidero questo rispondere alla stampa, cioè che scrivono queste cose. Sua madre sta a Corleone? Sì, mia madre sta. Allora lei a Corleone ci andava durante non la non è notte. Che ci è andato, mia madre... Gliele mandava? Mandava. E lo sapeva dove doveva andare? Mi trovava io il verso, signor Presidente. Mia madre, poverina, è vecchia, mia madre aveva 90 anni quasi circa. Comunque... Voleva chiarire, signor Presidente, con la stampa. L'ha chiarito, per ora non si preoccupi lei della stampa. No, ma perché dire, guarda, signor Presidente, io desidero che la stampa, una volta e per tutte, che la finiscono, cioè che non c'è bisogno di verbi e di sverbi, cioè che dicono quello che io sto per dire qua o che ho detto l'altro giorno, signor Presidente. Cioè questo desiderasse che, umanamente parlando, io ho moglie, ho figli, ho famiglia... Cioè questa espressione... Passiamo al processo. La ringrazio. Presidente, mi scusi, sul punto vorrei intervenire per fugare ogni dubbio, perché qui il sospetto è di casa. Io ieri ho avuto un colloquio, un rituale colloquio con un altro collega, col signor Rina, il quale mi ha chiesto notizie sull'interrogatorio da lui arresto. Ho capito. E quindi io ho ritenuto opportuno, perché rientra nel mandato difensivo, di senza dubbio. Questo per fugare. Va bene. La ringrazio. Non ci sono vie traverse, non ci sono certo. Canali speciali, eccetera. Le vie del Signore non c'entrano. Sono le vie che la legge consente all'imputato. Va bene. È giusto che lo diceva l'avvocato, io non l'ho voluto dire per un senso di delicatezza, ma è giusto che l'avvocato lo dice lui. Va bene. Signor Presidente, io posso andare a processo per dire siamo sempre lì, con i pentiti che accusano, con i pentiti che dicono, ma queste pentite debbono portare dei riscontri, debbono portare delle prove. Per esempio noi abbiamo un Marino Mannoia che... signor Presidente, si accusa di 25 omicidi, mi sembra, in America. E poi mi viene accusa a me qua, per questo o per quello. Ma vediamo questo Mannoia o quest'altro pentite chi sono, perché mi pare che queste pentite, parte uno, parte un altro, vengono prese un po' tutte con le mani nel sacco, chi fa droga, chi fa questo, chi fa 25, chi fa tanti omicidi. Quindi poi, signor Presidente, viene facile a venire a accusare ad altri, perché loro certamente si debbono scorpare, si debbono avere il premio dello Stato, debbono avere i soldi, debbono avere la scarcerazione, quindi loro accusano un po' tutti. Vabbè, e perché accusare Salvatore Rina se non lo conoscono? Esatto, si accusa Salvatore Rina, perché Salvatore Rina diventa un personaggio per la stampa, per loro, ma le accuse loro le fanno prima che Salvatore Rina diventi personaggio.
No, no, signor Presidente, signor Salvatore Sina, i giornali scrivono da parecchio tempo capo, cupole, non cupole, scupole. Io posso pure dirgli che non so se questo processo l'ha fatto anche lei, non insisto, però lei può chiarire, o mi può pure dire no, non l'ho fatto io, l'ho fatto io. Io ho avuto il processo grado benedetto. Ed è stato assolto. Che era pure un omicidio trasversale, non so se l'ha fatto lei, non insisto perché... L'ho fatto io, abbiamo fatto. E quindi... L'ha fatto una corte di cui facevano parte questo presidente e questo giudice. Ma i giudici popolari erano altri. Allora, visto che io non sento sicuro, non era sicuro, poteva pure dire che sono sicuro, non era sicuro, perché nemmeno non ho parlato con l'avvocato. Allora dico, se io per questo processo che era pure un omicidio trasversale vengo assolti, quindi allora non è vero che io faccio sempre e mando omicidio trasversale, questo e quello. Io non mando a nessuno, signor Presidente, quindi io dico che se sono stato assolto lì, posso essere assolto pure qua, insomma, i fatti sono un po' tutte sempre le stesse. Merito a Marsala, io l'ho detto l'altro giorno, Marsala che dice di conoscermi, Marsala che io ci vado a mangiare in campagna, Marsala che mi conosce, e Marsala dichiara in corte di assise che io sono 1,75 metri. No, non ha detto 1,75 metri, cioè, ha detto più o meno quanto me. Lui più o meno, o quanto me o piattino di me, diciamo così. Allora quindi, a questo punto, signor Presidente, Marsala non ha mangiato con me, Marsala non mi conosce, Marsala non mi ha visto mai, perché diciamo, alla corte l'altro giorno non c'era, io non sono 1,75 metri. Io sono 1,61 metri nella tessera, misurato l'altro giorno a Cacciaro, 1,59 metri, signor Presidente. Quindi scendiamo, perché l'anno vanno salendo, la persona va, scusa. Quindi qua, quando una persona mangia, quando una persona ci vive, quando una persona mi conosce e sbaglia 15 o 16 o 10 o 12, ma diciamo circa 15 centimetri, signor Presidente, queste sono accuse infamanti, accuse tragedianti, accuse al di fuori del normale. Quindi mi riferisco a Marsala per dirmi, mi riferisco anche agli altri pentiti, perché in Messina, per esempio, in Messina... Messina qua non c'entra. No, 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 in Messina, che mi conosce... Non c'entra Messina. Non, lo lasciamo andare, perché quello pare il processo Caltanissetta. Perfetto, bravo. Processo Caltanissetta. Quindi, signor Presidente, i pentiti, ci viene facile accusare Salvatore Sina perché... hanno più sconto di pena, hanno più soldi, hanno più case, hanno più ville, hanno più benestare. E quindi, a un dato punto, va bene, Salvatore Sina è mandante, Salvatore Sina fici questo, Salvatore Sina fici quello. E si però, sono messi tutti d'accordo? Certo, signor Presidente, perché i pentiti, gliel'ho detto l'altro giorno e glielo ripeto, sono gestiti, signor Presidente. Camminano a braccetto, camminano, si tengono mano per mano, quello che dice uno... fanno dire agli altri. E da chi sono gestiti? Ripetiamo la domanda. Sì, sono gestiti. Da chi? Ma da chi? Da chi la inconsegna? Da chi è del dovere? Io non lo so, signor Presidente. Perché se lei vede, quello che dice uno, dicono tutti gli altri, lo stesso, una specie di fotocopia, signor Presidente. Allora che cosa poi si deve dire? Quello che dice uno, dicono tutti gli altri, allora sono riscontri. Signor Presidente, i riscontri... credo che io di giurista non ne capisco perché non ho studiato, ma credo che i riscontri sono tutte altre cose, tutte altre particolari. I riscontri devono dire che eravamo seduti qua, c'era Sina, c'era Tizio, c'era Caio, c'era Sambrone, abbiamo discusso questo, abbiamo fatto quello. Questi sono i riscontri, signor Presidente, portare, insomma, noi accusare Sina da tutto e di tutto. Sina non ha niente... Ma le accuse non sono solo contro Sina. Le accuse sono contro un organismo di cui fa parte Rina. Anzi, a questo proposito, lei mi deve dire, mi deve ripetere, perché l'ha già detto in altro processo, che rapporti, se c'ha rapporti di conoscenza o meno, con i suoi coimputati, che sono sempre Greco Michele, Greco Giuseppe, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe e Madonia Francesco. Io
Io non le conosco. Non conosce nessuno di questi? Solo Provenzano per nome, perché è un mio compaesano, ma manco di presenza, io non ho mai visto. Non l'ha mai visto? Non l'ho mai visto. Allora, per la verbalizzazione riassuntiva, da non trascrivere, respingo ogni addebito. Le accuse mosse nei miei confronti sono false. Non conosco alcuna delle persone da cui tali accuse provengono. Così come non conosco nessuno dei miei coimputati. Conosco solo il nome di Provenzano Bernardo perché è mio paesano, ma non l'ho mai visto. A Betonto, sì. E lì mi hanno dato un foglio di via obbligatorio, ho dovuto rientrare e mi hanno portato in carcere per il soggiorno obbligato, sì. Che tanto c'era una specie di mandato di cattura. Esatto. E lei si è sottratta. Allora a questo punto io, quando mi hanno fatto la seduta e mi hanno dato 4 anni di soggiorno per andare a San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna, mi pare, se non ricordo male, perché può essere pure che sia di un'altra città là vicino, perché lì sono giusto. Ah, il provvedimento ci fu. Sì, lui la carcerazione relativa all'ordine di custodia precauzionale l'ha fatta. Poi fu scarcerato per raggiungere San Giovanni in Persiceto. A questo punto io, che avevo fatto 6 anni di carcere a Bari e c'era stato assolto di tutti gli omicidi e l'associazione, no, come i giurati qua presenti non lo sanno, è giusto. Come io aveva fatto questa carcerazione lì a Bari per 8 omicidi e poi assolti per non aver commesso il fatto di tutte le cose pure l'associazione, poi mi era pensato di trattenermi lì nelle Puglie a fare insomma il mio mestiere all'agricoltore, avevo una richiesta fatta di abitare a Betonto. Mi si arriva questo foglio di via, lo chiamiamo foglio di via perché era un foglio di via per raggiungere la sede, foglio di via obbligatorio, e di che sono andato a Corleone. Arrivando a Corleone mi sembrava giusto che questo foglio di via io lo portai in commissariato. Il commissariato non mi ha fatto manco andare a salutare mia madre, tanti miei sorelli, mi ha preso e mi ha mandato in carcere direttamente per il discorso di farmi la seduta per il soggiorno. Dopodiché si danno 4 anni di soggiorno. Signor Presidente, mio fratello che si trovava in carcere con me a Bari è stato pure assolto, di lì di Bari stesso aveva il soggiorno, l'hanno portato a soggiorno. Quindi ho visto la famiglia che mancava tutto e quasi di tutto e non mi ho sentito di andare. Così è cominciata la mia storia, cioè di essere latitante. E poi mi hanno imputato altre cose, sono state assolte durante il cammino di questo processo, che io sto facendo una memoria che cerco di far avere all'avvocato mio qua a Feleccia, e quindi deluciderà poi alla corte. Questa è la mia un po' la storia, signor Presidente. Va bene. Cioè, come vengo a trovare la detante, come vengo a trovare, perché poi ho subito un processo, mi pare che nel 1972 sono stato assolto per associazione, ho passato un processo a Bari, disse siamo stati assolti, lì pure assolti, un processo a Genova per il procuratore Scaglione sono stato assolto,
in un processo a Reggio Calabria per il dottore Terzanova, sono stato assolto. Ho passato tanti processi, io sono stato anche pure assolto, come sono stato condannato. Come diceva l'altro giorno, signor Presidente, se io invece di avere 3, 4, 5, 6, 10 processi, ne avrebbe avuto uno solo, quello che ho fatto con Marques Terzi, cioè con il Presidente Prenzeval, io oggi fossi un libero cittadino. Perché lì mi accusa pure Contorno, mi accusa Buscetta, mi accusano altri pentiti e vengo assolto di tutto, degli omicidi, di cupola, di associazione, anche i coimputati, veniamo tutti assolti. Lì mi vengo a trovare invece condannato con le stesse pentite in un altro processo che sarebbe, mi pare se Marques 1, se non ricordo, se lo chiamo male, Marques 1. Quindi, signor Presidente, io sono sempre un po', come so dire, i pentiti, ma i pentiti dicono verità, non dicono verità, dobbiamo approfondire. I pentiti sono quelli, abbiamo detto l'altro giorno, quelli che hanno fatto uccidere all'avvocato Montana, hanno fatto buttare, mi pare, un altro detenuto lì nel carcere di Caltanissetta, sono quelli che hanno fatto uccidere i giudici Signorino, sono quelli che hanno fatto arrestare al dottore Conciata, i pentiti sono questi. Io l'altro giorno leggevo un libro, mi pare che era del Cardinale Martino, che diceva Dio, di dove andiamo? Ma io gli devo dire, signor Presidente, ma con queste pentite l'Italia dove deve andare? Dove dobbiamo andare? Ma l'Italia dove sta andando? Con questa è fuori che cammina, è un libero cittadino, non lo so, quindi certo che ci conviene fare questa dichiarazione, però io tengo a precisare che non ho fatto nessun omicidio, non ho dato nessun ordine a uccidere trasversalmente a nessuno, perché a me non mi ha fatto a me male nessuno. Io ho sempre lavorato, come dicevo l'altro giorno, e mi sono guadagnato da vivere e a dare a mangiare alla mia famiglia. Non ho avuto questi ingranaggi o questi contatti con varie persone per decidere e per non decidere, ma se decisioni ci sono state, prego il signor Pubblico Ministero, l'eccellenza della Corte, vediamo che ne portano le prove dove ci siamo seduti, dove abbiamo stabilito queste cose. Insomma, i pentiti si tengono a braccetto, ho detto ancora, si tengono mano per mano, perché certamente quello che dice uno deve dire l'altro, quello che dice l'altro, insomma, è una gestione, signor Pubblico Ministero. Certamente uno che aveva l'incastro se avete mandato fuori ci danno i soldi, ci danno le mesate. Sì, Rina, ascolti, tutto questo discorso che sta dicendo lei, a parte il fatto delle ville, sì, che è un discorso che non c'entra, è per colorire ovviamente soltanto, sta spuntando fuori ora, cioè questa legislazione premiale, come viene chiamata sempre in gergo giornalistico, sta spuntando ora. Quando parlava Leonardo Vitale di tutto questo non c'era un bel niente. Signor Presidente, io rispondo a Vitale. Non solo, mi scusi. Potrei anche capire che oggi, diciamo, un soggetto, una persona può essere invogliata a dire quello che sa. O quello, per che la non sa, quello che non sa, quello, o che, non quello sa. Che non sa, sia pure. Mettiamo pure quello che non sa. Ammettiamolo per comodità di dialettica, ecco, che possa essere portata a dire certe cose nella prospettiva di qualche vantaggio. Ma perché scegliere proprio il nome come capo della commissione proprio di Totò Riina, anziché, che so, di Provenzano Bernardo? Oh, ecco. Semplice. Prima di tutto risponderei al discorso Vitale, e poi perché il Vitale, quando a me mi ha accusato il Vitale, signor Presidente, io sono stato assolto nel processo di Vitale, perché il Vitale stesso aveva detto che ci eravamo visti pure in una campagna, mi sembra, non ricordo, sempre vicino qua a Palermo, dove dovevamo discutere una estorsione a Giovanni Pilo. Detta estorsione, che poi io sono stato prosciolto dal giudice Zizzo, mi sembra Ardo Zizzo,
e io del processo sono uscito, quindi io dell'accusa di Vitale me ne sono uscito così, perché Vitale diceva delle frantonerie e ci sembrano essere i processo, desidero che si prenda il processo, avvocato, le sentenze e le portiamo qua alla corte, che a me Vitale anche danno mi accusò ingiustamente. C'è una perizia per Vitale che stabilisce che sì, Vitale era... La conosciamo la faccenda di Vitale. Quindi, allora ci stiamo tornando di nuovo. Quindi signor Presidente, ha visto che già Vitale mi accusava, io sono stato prosciolto dal giudice istruttore, che penso che senza offendere a nessuno era uno dei più giudici rigidi che ci potevano essere anche in quei tempi. A Dorrizzo mi sembra che è stato anche un magistrato nominatissimo. Quindi io c'era un'altra domanda che lei mi faceva, perché mi pare i pentiti accusano proprio a me, Salvatore Sina, e non accusano o Provenzano o un altro. Ma è semplice, Salvatore Sina disse l'altro giorno, lo ripeto, significa il Tortora di Napoli, quando tutti accusavano che Tortora faceva gioca, Tortora faceva associazione. Oggi io faccio associazione a tutte le parti, io faccio oggi il capo dei capi, addirittura il Messina, me lo lascia dire, dice che sono il capo mondiale di tutto il mondo, nel tutto il mondo comando io, signor Presidente, un povero padre di famiglia che si campa la sua moglie con i suoi bambini. Ma perché tutte queste illazioni, tutte queste cose? Queste sono veramente cose frantoni, come le dobbiamo chiamare. Mi scusa se io non parlo bene l'italiano perché sono un secondo elementare, però chiamiamole insomma cose fuori. Ecco che cosa sono i pentiti. Messina perché fa questo? Messina fa questo perché certamente vuole fare vedere che sape che Sina è il capo di tutto il mondo. Ma signor Presidente, il Messina non mi conosce, il Messina dichiara che non mi ha manco mai visto, il Messina non sape chi sono, eppure dice che sono il capo di tutto il mondo. Ecco le risposte che do per i pentiti, signor Presidente. Perché fanno il nome di Sina? Perché Sina serve come parafulmine, signor Presidente, e i signori pentiti prendono di più. Può continuare, pubblico ministro. Un'altra domanda. Dice sempre Marchese, io Salvatore Rina l'ho conosciuto nel periodo in cui si è fatta fidanzata mia sorella, nel periodo in cui si è fatta fidanzata mia sorella con Bagarella Leo Luca nel 78 e dopo spesso e volentieri lo vedevo. Lei conferma che non lo vede, che non l'ha mai visto. Possiamo pure domandare alla sorella se mi conosce oppure no, cioè a mia cognata. Se fosse possibile possiamo pure citare a mia cognata, se mi conosce o non mi conosce, se suo fratello dice verità o non dice verità. Ci sono i familiari, se non c'è mia cognata c'è la mamma, ci sono le familiari. Interrogami i familiari se mi conosce o no, oppure no. E poi continua, il Marchese ha detto alla domanda del Presidente che diceva dove lo vedeva, diceva o a casa sua a San Giuseppe Iato o alla villa che si era costruita. In quel periodo ci andavo io con Bagarella e mio fratello. Andiamo a vedere dove c'ho questa villa o questa casa anche a San Giuseppe Iato. Ecco, questo è uno riscontro. No, signor Presidente, questo è un punto di riscontro. Riscontriamo questa casa, riscontriamo questa villa e vediamo se dice verità. E lasciamo andare tutto, ma portiamolo lì ai prove. Cioè non è che la casa la deve insegnare a me, se prende il Presidente, se prende l'eccellenza della Corte, ci va pure lei, andate a vedere questa villa o questa casa e vediamo, e riscontriamola. Ci saranno i miei avvocati che dicono bugiarderie, cioè riscontriamo, e questo è un punto di riscontro. Se porta la casa, se porta il riscontro, allora dice verità, ma se altrimenti non portano il riscontro, non dicono verità. E poi all'altra, l'ultima domanda... Dovete avvicinargli un po' il microfono. Sì, bene, mi scusa. È controllata la registrazione. Va bene. Poi, l'ultima domanda. Il Marchese, alla domanda del Presidente, che ruolo aveva in seno all'organismo direttivo di Cosa Nostra... che ruolo aveva lei in seno all'organismo direttivo di Cosa Nostra, risponde praticamente era tutto, perché mio zio, mio fratello me ne parlavano. Il Presidente dice, suo zio chi? Il Marchese risponde, Filippo, me ne parlava che Uzio Totuccio è Uzio Totuccio e tutti i punti di riferimento li avevamo con lui, in quanto in seguito noi praticamente davamo anche la vita per lui in qualsiasi cosa, come l'ho data fino all'ultimo per lui. Marchese sostanzialmente dice che ha dato la vita per lei. Come fa lei a dire che non lo conosce? Certo, vediamo dove l'ha dato questa vita per me questo, perché questo
il ragazzo, così lo chiameremo, e vediamo quanti anni aveva e quanti anni non aveva quando dicono queste cose. Signor Presidente, io non conosco suo zio, non conosco questo Marchese, ho detto di fare i confronti, e Marchese mi deve dire dove ha dato la vita per me, cioè che cosa ha fatto per me, che io non lo conosco. Il pubblico ministero, qua siamo... Questo lo vedremo in un altro processo, perché credo che si... E facciamo i confronti anche in altro processo, signor pubblico ministero. Cioè, io ho finito, Presidente. Io le volevo domandare, visto che lei ha questa visione ampia di quello che hanno detto i pentiti, come si spiega il fatto che questi pentiti hanno accusato lei e la cupola, ed in effetti ci sono stati questi cosiddetti delitti trasversali, ci sono stati Buscetta, ha avuto sterminato la famiglia, perché se questo è avvenuto si accusava lei e la cupola? Ma signora... Chi aveva altro interesse ad uccidere i parenti di Buscetta? Io volevo proprio dire questo, io interesse, non so che se mi sofforto oppure non va bene così, io interesse non avevo, perché non ho niente da avere nessun interesse dei pentiti o di trasversale delle cose, quindi queste sono cose che si vanno a cercare a ciò, dottoressa. Cioè non ho interessi. È un'altra cosa, Leonardo Vitale è stato ucciso, questo è il processo proprio per l'omicidio di Leonardo Vitale, tra gli altri. Leonardo Vitale era stato ritenuto pazzo, ma aveva detto le stesse cose poi riprese dai pentiti, che poi hanno avuto ammazzato a loro volta la stessa, i loro familiari. Lei ritiene che questo si siano ispirati quindi a Leonardo Vitale? Proprio perché no, ha cominciato lui a dirlo? Non ho che rispondere, posso solo dirgli che io, come Salvatore Sina, io sono stato prosciolto in quel processo, quindi non conosco Vitale, non so, non ho interesse di Vitale. Prego, avvocato. Numero 10. Si è fatto riferimento agli omicidi dei familiari di Buscetta. Se non vado errato, per questo è stato celebrato un processo. No, procediamo per Buscetta. Solo Buscetta, che è il cognato di Buscetta. In questo, però la signoria vostra ha parlato dei familiari di Buscetta. No, quello non i familiari di Buscetta, è noto, i figli, eccetera. Si è fatto, se non vado errato, un processo che si chiama Maxi Processo, che su questo ha statuito. Credo definitivamente. Ma per Buscetta no, però. Per Buscetta no, tant'è che stiamo celebrando il processo, ma si è fatta una domanda in ordine ai familiari. Casomai non risultava, mi permettevo di segnalare l'esistenza di una processa, sì, di una sentenza in proposito. Lo sappiamo, grazie. Deve fare qualche altra domanda? Non era una domanda, era soltanto un aiuto che voleva dare molto modestamente a questo difensore. Domande da parte dei difensori? Nessuna domanda, vorrei soltanto formalizzare la richiesta che ha fatto il signor Rina. Va bene, certo. E poi vorrei fare osservare alla domanda che ha fatto la dottoressa Saguto, quando dice perché questi morti di Buscetta, visto che Buscetta accusava lei. Io vorrei fare osservare, anche per l'intelligenza della Corte, che Buscetta non è che ha accusato soltanto Rina. Buscetta ha accusato tutti, e quindi l'interesse l'avrebbero avuto tutti. Io parlo tutti. Per me, noi non procediamo solo per Rina in questo processo. Io sono la parete. E difatti noi procediamo per tutti gli altri imputati. L'imputato non è che è solo lui, sono tutti. Io la domanda l'ho fatta lì. Sì, dico, ma io ho risposto per me, dottoressa, mi pare che io non ho risposto per me. Buscetta ha accusato mezzo mondo, quindi mezzo mondo aveva interesse. Comunque, questo per amore della verità. Poi vorrei dire una cosa, per quanto riguarda la eccezione che ha fatto, la questione che ha sollevato il signor Sina, a me pare che sia conducente ai fini del riscontro dei pentiti, nella fattispecie il Marchese Giuseppe. Quello della casa. Ora, siccome quando loro dicono i pentiti... Tu sei un uomo d'onore, è un'accusa dalla quale uno non si può difendere, perché che può dire? Soltanto non è vero e basta. Allora i pentiti, quando sono così incauti da arricchire la loro deposizione con circostanze di fatto, vanno controllati. Danno la possibilità di riscontrarli. Benissimo. Siccome il signor Marchese Giuseppe ha detto che ha conosciuto a San Giuseppe una mi scusi signor Rino. Ha avuto modo di frequentazione con il signor Rina.
nella villa che si è costruita e nella casa di San Giuseppe Ato, la Corte accerti attraverso gli accertamenti rituali se a San Giuseppe Ato insiste una casa che nel passato è stata occupata dal signor Rina e se c'è una villa che si è fatta costruire il signor Rina. Vabbè. Questo ai fini del riscontro. Vabbè. Del signor Rina. Su questa istanza che cosa ci dice il pubblico ministero? Presidente, l'istanza io non la condivido perché non ci dimentichiamo che il Marchese parla di fatti accaduti prima dell'81, essendo stato arrestato, se non ricordo male, alla fine del 1981. Quindi andare a cercare una casa di 14 anni fa... Scusa, le case non è che si smontano, signor proprietario. No, non si smontano, però non hanno neanche inciso il nome del proprietario. Noi sappiamo per esperienza di indagini che gli appartenenti all'organizzazione Cosa Nostra, e credo che oramai sul conto di Rina c'è una sentenza passata in cosa giudicata, quindi possiamo ritenerla cosa certa, non si intestano mai nulla a sé, quindi anche le ricerche fatte, diciamo, con le forme catastale, di pubblicità ordinaria, certamente non porterebbero mai a Rina, evidentemente avendo egli utilizzato dei prestanome. Quindi è una istanza suggestiva quella della difesa, ma di nessuna pratica attuazione. Non sapremmo dove andare a cercare la casa, è ammesso che Marchese la possa riconoscere dopo 14 anni di, consentitemi, speculazione edilizia ovunque, ammesso che la possa riconoscere, certamente troveremo un proprietario che dirà che la abita da 50 anni. Comunque, ovviamente, mi rimetto al saggio apprezzamento della Corte. No, 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 per ora no. Poi, posso rispondere? Poi. Io voglio rispondere al pubblico ministero. No, fatemelo verbalizzare. Cioè, una casa, no, signor Presidente. Aspetti un attimo, per piacere. Aspetti un attimo perché devo verbalizzare. L'avvocato Filecci insiste per l'accoglimento. Ma sul confronto ci dice. Presidente, il confronto è fare un confronto tra l'imputato e gli imputati collaboranti pentiti, chiamiamoli come vogliamo, su tutta la storia della mafia, secondo me non è conducente, perché avremmo uno che dice una cosa e l'altro che ne dice un'altra. Il confronto deve essere fatto su fatti specifici, perché casa, noi non vogliamo, cioè l'ufficio che rappresento non può dare questa chance di chiedere il confronto al fine soltanto di intimorire o di potere coartare la volontà dei cosiddetti collaboratori. Cioè, se ci sono fatti specifici si può prendere in esame la richiesta di confronto. Il confronto su tutte le dichiarazioni, pensiamo che le dichiarazioni, per esempio, di Marino Mannoia sono un volume grande quanto due elenchi telefonici messi assieme, quindi che confronto possiamo fare? Qua è tutta la... cioè, io non ritengo che sia proprio ammissibile in stretto diritto un confronto su tutte le dichiarazioni. Possiamo prendere alcuni punti specifici e poi ne possiamo discutere. Va bene. Aspetti un minuto. Ora la faccio parlare. L'avvocato Firenze, avevamo detto, insiste per l'accoglimento del confronto sollecitato dal suo rappresentante, di confronto sollecitato dal suo rappresentante. Insiste altresì, ove si sarebbe incontrato con l'imputato Rina medesimo. Il pubblico ministero si oppone, la Corte si riserva. Signor Presidente, mi scusi, per amore della verità, io ho insistito soltanto ed esclusivamente per l'accertamento relativo alla casa e alla villa. No, per i confronti pure. E non anche del confronto. Per la verità è questo. Io, signor Presidente, due parole prima che chiudi. Il pubblico ministero e l'avvocato Fileccia precisa che la sua prospettazione difensiva concerne solamente la richiesta di accertamento circa l'individuazione della casa e non
confronti. La Corte insiste nella riserva, mantiene la riserva. Signor Presidente, io voglio rispondere, col suo permesso, una parola al pubblico ministero, sì, se ho diritto. Tutto, certo, è qui per difendersi. La ringrazio. Come si fa a vedere se questo dice verità o non dice verità? Ammettiamo che questa casa troviamo un proprietario che dice io l'ho comprato 50 anni fa, ma nell'atto, cioè, c'è una data. Quindi, se lui conosce questa casa, dobbiamo trovare un proprietario che mi favoriva, cioè un favoreggiatore. E quindi vediamo se c'è questa casa. Se la casa invece, il proprietario dice, troviamo che è stata già passato di 50 anni fa un altro nuovo proprietario, troveremo che 50 anni fa c'è stato fatto un atto. Signor pubblico ministero, a me mi dispiace contrariare, ma io desidero che per poter vedere se il marchese Giuseppe dice la verità, lo dobbiamo confrontare lì, perché il marchese dice che veniva a casa mia a trovarmi con suo fratello e suo cognato, quindi la casa la sa, la casa c'è, la casa deve esistere, le case devono esistere. E questo è un punto per poter vedere i pentiti, perché questa è un'altra cosa come quella di un metro più alto di me, è più alto di me, 1,75 m lui e 1,60 m, questa è un'altra fatticella la stessa. Io desidero che la Corte, il signor Presidente e tutte, che si cerca di fare questa ricerca, cioè di questa casa, perché le case non si possono allocare, se si traslocano, signor pubblico ministero, un atto, ci deve essere che fu fatto questo atto 11 anni fa, e allora è come che la casa è quella, perché 12 anni fa il marchese si è visto con me, e allora Esina ha pensato di portarlo un'altra persona. Quindi io desidero di fare questi accertamenti, principalmente per Marchese, per provare che non conosco Marchese, che Marchese dice delle bugiarderie, che Marchese dice delle frantonerie. Marchese, signor Presidente, merito all'accio pentito, io non ho niente da dire, perché lei sa, il Presidente Terzi, io ho passato altri processi, quindi per le stesse pentite sono stato assolto di tante altre cose. Io sono qua, volevo solo pregare a lei e alla Corte se mi poteva autorizzare a vedermi la televisione, il giornale, se si poteva levare questa inquisizione. Prego. Non dipende da noi questo. Non dipende? No. A che mi devo rivolgere, signor Presidente? Che lei è, lei è inquisito anche per altri processi. Va bene, potete accompagnare. Mi scusi, Presidente, per la verità devo dire che quando Riina era detenuto a Rebibbia aveva diritto a guardare la televisione e a comprare i giornali. Poi successivamente c'è stato un provvedimento della Corte di Assise di Palermo, sezione seconda, che ha messo... Ci mettevano la televisione, i giornali. Allora, quindi non c'entra il Ministero. È un provvedimento che risolveremo, signor Riina, domani col Presidente. Va bene. Se dipendeva di questa Corte io non lo sapevo. No, non dipende da noi. Potete accompagnarmi. La ringrazio, buongiorno. Sì. E allora...